Grazie Prefetto. Io chiaramente ribadisco innanzitutto il concetto che il tavolo di oggi ha avuto la funzione prevalentemente di fare una ricognizione dell'esistente e metterlo a sistema, perché noi già da tempo stiamo collaborando con il Prefetto, con la Regione e con tutte le forze dell'ordine sul tema della prevenzione dei reati, sul tema dell'aumento della sicurezza, ciascuno chiaramente nella propria sfera di competenza. Quindi forse non è azzardato parlare di una cooperazione sul modello Roma. Allora, quello che il Comune può fare sicuramente è ovviamente limitato a una sfera, ma passo a illustrare. Sull'illuminazione pubblica, come sapete stiamo dando attuazione al piano LED, al progetto LED, che serve praticamente per illuminare tutta la nostra città attraverso le luci a LED, e questo si sta intensificando molto soprattutto nelle zone periferiche e all'interno dei parchi. Non a caso proprio ieri abbiamo finalmente riportato l'illuminazione all'interno di un parco del nono municipio che si chiama Città d'Europa. Sono previste installazione di punti luce, è prevista l'installazione di punti luce anche all'interno di altri parchi. Chiaramente è possibile rivedere la priorità e quindi magari iniziamo da parchi che sono probabilmente più a rischio. Su questo stiamo già lavorando. C'è tutto il tema della videosorveglianza. Come sapete, a partire da luglio di questo anno Roma Capitale ha già trovato e stanziato 500.000 di euro che sarà destinato all'acquisto e all'installazione una prima tranche di telecamere. Chiaramente non finiremo con questo 500.000, quella era una prima tranche che va chiaramente deve essere integrata. Sicuramente il sistema delle telecamere, come diceva il prefetto, deve essere messo a sistema, perché ogni forza dell'ordine, ogni corpo di fatto ha delle telecamere, e anche i privati, parliamo delle banche, parliamo delle farmacie, parliamo degli hotel, anche i privati hanno telecamere. Quindi quello che è stato sostanzialmente chiarito oggi è che dobbiamo rendere questi sistemi e tutte queste sale alle quali arrivano i segnali, dobbiamo renderle integrate e interoperabili, affinché si possa fare velocemente anche una mappatura di quello che c'è sul territorio e si possa andare a coprire con i nuovi acquisti quelle zone morte, quelle zone in cui attualmente c'è poco presidio. Sicuramente il tema della videosorveglianza e dell'illuminazione pubblica hanno un duplice effetto: da un lato aumentano la sicurezza percepita, dall'altro, forse ancora in maniera più importante, aumentano la deterrenza, ovviamente, perché si rende sostanzialmente efficace il territorio anche quando non c'è presenza fisica degli agenti che possono pattugliare, ma si rende efficace il controllo di alcune zone, di alcuni territori. Chiaramente la nostra polizia locale è impegnata H24, le risorse sono quelle che sono, ma come diceva il prefetto l'importante è iniziare a fare rete, cosa che stiamo già facendo, ma in occasione ovviamente di un rafforzamento della sicurezza sarà ulteriormente potenziata anche attraverso l'aumento dei reparti a cavallo e l'aumento delle squadre anticrimine del Ministero sul territorio. Ancora, abbiamo raggiunto un'intesa con la Regione per cui lavoreremo su tutti quei parchi che attualmente sono di competenza degli enti regionali che si occupano specificamente dei parchi, per rafforzare il presidio all'interno di quei territori e per iniziare a ragionare insieme alla Regione, insieme agli enti, di come perimetrare e chiudere determinate aree che sono all'interno del territorio di Roma, ma che di fatto non sono all'interno della nostra sfera di competenza. Quindi anche su questo si instaura un ulteriore canale di collaborazione, perché il presidio e la sicurezza del territorio è interesse di tutti coloro che siedono intorno a questo tavolo. Stiamo riattivando il piano sociale cittadino che era fermo da oltre 13 anni, e all'interno del piano abbiamo previsto l'apertura di uno sportello, di un centro antiviolenza in ogni municipio. 3 sono stati già finanziati, 3 saranno finanziati a brevissimo con i fondi del PON Metro, e sugli altri lavoreremo comunque a breve. Chiaramente questi centri antiviolenza si vanno a sommare con i centri antiviolenza della Regione, che peraltro ha acquisito anche quelli che fino a qualche anno fa erano di competenza della provincia. Con l'ingresso delle città metropolitane e il riparto di competenze, anche quelli sono andati all'interno della sfera di competenza della Regione, quindi metteremo a sistema anche questi centri antiviolenze. E un ulteriore elemento importante è la prevenzione che deve essere fatta nelle scuole. Noi dobbiamo partire sin dai nostri bambini per andare a costruire
un sentimento di rispetto collettivo e quindi le iniziative che per adesso sono tante, sono numerosissime, ma sono probabilmente un po' frammentate tra comune e regione e che riguardano ovviamente il contrasto alla discriminazione, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, probabilmente anche queste saranno il più velocemente possibile messe in rete per capire cosa di buono stiamo facendo, quali sono anche qui le aree coperte, quali sono le scuole che hanno risposto, quelle che non hanno risposto e che quindi hanno necessità di avere una, come dire, un ulteriore sollecito da parte delle istituzioni. E tutto questo per noi rappresenta un buon modello di cooperazione, un buon modello di integrazione che sicuramente sarà ulteriormente sviluppato, ma soprattutto sarà reso pubblico e sarà reso noto. Mi permetto di notare un ulteriore aspetto che avevamo individuato, che è quello di diffondere anche il numero 1522, che è il numero messo a disposizione direttamente dal Ministero per il contrasto immediato alle violenze. Molte donne, molte persone non conoscono questo numero, quindi quello che dobbiamo fare, oltre a rafforzare la cooperazione, è anche, ecco, diffondere maggiormente tutti gli strumenti esistenti, perché la conoscenza è sicuramente il primo passo per riuscire poi ad attivare anche le istituzioni.